Uomini e donne, Federico e Carola Verissimo, siamo andati a convivere. Carola e Federico spiazzano nello studio di Verissimo dopo la scelta finale avvenuta a Uomini e Donne. A distanza di meno di un mese dalla dichiarazione d'amore avvenuta nello studio del talk show del pomeriggio di Maria De Filippi. La giovane coppia del trono classico ha avuto modo di fare un primo bilancio a Verissimo. Un'intervista ricca di colpi di scena, durante la quale i due ragazzi hanno annunciato di aver intrapreso la convivenza assieme a Roma. Nel dettaglio, la storia d'amore tra Carola e Federico continua ad appassionare i tantissimi fan che hanno avuto modo di conoscerli e seguirli durante tutto il percorso fatto in trasmissione da Maria De Filippi. E, questa settimana, i due hanno avuto modo di raccontarsi in una lunga intervista al talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin. A distanza di un po' di settimane dal fatidico sì pronunciato nello studio del talk show Mediaset, i due hanno svelato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi e malgrado qualche piccolo litigio di coppia, hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra. Fuori da Uomini e Donne ci siamo innamorati per la seconda volta, hanno confessato Federico e Carola confermando così che tutto sta andando avanti nel migliore dei modi. Per la gioia dei tantissimi fan che hanno fatto il tifo per loro durante il percorso del tronista. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel salotto di Silvia Toffanin la coppia si è lasciata andare ad un importantissimo annuncio. Contrariamente ad ogni aspettativa, Carola e Federico hanno scelto di accorciare subito le distanze geografiche che li separano e che, col passare del tempo, avrebbero potuto causar loro dei problemi. Per tale motivo, quindi, i due volti di Uomini e Donne Trono Classico hanno annunciato di aver scelto di andare a convivere assieme. Siamo andati a convivere a Roma, ha annunciato Federico svelando che nel giro di pochi giorni si è subito messo alla ricerca di una casa che potesse permettere a lui e alla sua fidanzata di coronare questo sogno d'amore. Un annuncio che ha letteralmente spiazzato i tantissimi sostenitori, i quali sperano che questo possa essere solo il primo di tanti passi che i due ragazzi potranno fare insieme. Intanto, nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne previste questa settimana su Canale 5, i due giovani innamorati torneranno in studio per partecipare alla fatidica scelta finale di Lavinia Mauro. La tronista romana che come Federico ha iniziato il suo percorso a metà settembre. Graforul din tot, tot, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapă. Grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul. Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.